Ci sono ancora gli scatoloni in vista, ma le cose principali sono già sistemate. Da pochi giorni il centro di pastorale adolescenti e giovani ha cambiato sede e si è trasferito da San Fidenzio a San Massimo, dove sarà realizzato il nuovo polo pastorale diocesano dopo che l'edificio è stato venduto dalla CEI alla diocesi di Verona. Beh, allora, questa è una scelta già fatta ancora l'anno scorso. Abbiamo aspettato un po' di tempo perché la casa fosse abbastanza pronta, e quindi, da settembre, quello che si diceva all'inizio, siamo arrivati ai primi di aprile. Va bene, ci è voluto, ci vuole un tempo tecnico, insomma, spostare il centro di pastorale adolescente e giovani non è come spostare un appartamento. Spostare un piccolo villaggio, insomma un paese, quindi ci è voluto del tempo per prepararsi. Siamo arrivati domenica sera, ci tenevamo, a Domenica della Misericordia, di arrivare con questa, questa data importante. E sabato tutti raccolta per dare una mano ancora per il trasloco. Sì, sì, effettivamente anche se le, le, le cose personali, le cose principali le abbiamo portate, ma manca il, il fatidico, il, grande, il magazzino del centro. E quindi sabato pomeriggio raccolta e tutto il gruppo della casa a San Fidenzio per, per, per portare via tutto quello che, che manca, che non è poco e per poter dire che poi siamo qua con tutti i pezzi, poi mettere in ordine sarà un impegno più grosso. Essere qua dove ci sono già altri centri di formazione potrà essere utile anche per una sinergia? Sì, sì, sicuramente, e intanto siamo tra i primi praticamente arrivati, c'è già l'unità, sì, ci siamo noi, verranno altri. Sarà sicuramente utile per la sinergia, sarà utile perché è che saremo vicini, quante cose si fanno tra centri assieme, quanta facilitazione c'è nel vivere in prossimità e quindi lo scambio sarà molto più veloce. E poi anche il posto è qui a San Massimo, nei pressi dell'ex seminario minore, nei pressi dell'ex cum. Siamo anche attaccati alla tangenziale a due passi dalla città, più raggiungibili da ogni parte della diocesi e quindi è stato anche un sollievo generale. Insomma. Intanto proseguono le attività del centro che a maggio vivrà altri appuntamenti importanti per i giovani della diocesi di Verona. Per maggio ci sono i classici appuntamenti che introducono all'estate e chiaramente cominceremo a viverli qui, per cui a maggio qui vivremo ad esempio l'ultimo incontro di preghiera giovani. Vivremo qui le assemblee di formazione per gli animatori SAF per l'estate e quindi queste attività che concludono l'anno pastorale o che aprono l'estate le vivremo qua e sarà l'occasione per diversa gente per prendere un po' di confidenza con una realtà nuova.